Ciao, sono Paolo di Backpacco con Giuseppe. Buongiorno. Di nuovo in poligono per test e nuovi giocattoli. Allora, voglio mostrarvi un po' il setup del test del Osite, del punto rosso di Olight. È chiaro, adesso prima di iniziare il vero e proprio test bisognerà azzerarlo. Vi faccio comunque vedere come mi sono organizzato. Il punto di tiro è montato a 10 metri, misurati con telemetro, dal bersaglio. Allora, ragazzi, si vede poco, siamo a 10 metri. Abbiamo preso un po' in alto e a destra. Ora scendiamo di un click in basso e di un click a sinistra. Vediamo un po' come va. Un click in basso e a sinistra, se di qua va a destra, di là va a sinistra, di due click facciamo, va. Bene, direi di abbassarci ancora un po' e poi passare a capire come funziona sui bersagli reattivi. Direi che ci siamo, voglio prenderlo una volta prima di passare all'altro bersaglio, scendiamo ancora di un clic o due. Sono sceso di due clic invece che di uno, ed eccolo. E adesso prendiamoci una pausa perché Giuseppe deve provare la sua canic. Sparo della bimba, adesso vedremo che succede. Così, busso un po' in avanti. E come avete potuto notare, è passato Simone, come promesso. Una passeggiata ce la facciamo tutte le domeniche. Alla grande. E visto che è qui, lo abbiamo coinvolto un po' nei test, abbiamo visto insieme cosa va, cosa non va, tutti gli errori del tiratore. Lo proviamo, Quante persone arrivano in armeria dicendo non funziona la pistola e poi il tiratore che non funziona? Tante, però fortunatamente la cosa bella è che a me piace portarli al poligono, fargli provare l'arma e fargli capire i problemi che ci È come possono essere. migliorare, è la cosa più Sì. importante. È la cosa più importante. E Giuseppe, ragazzi, non ha resistito, mi ha fatto una sorpresa. Si è fatto una sorpresa. Apri, apri. Wow! L'avevamo visto in armeria e non ha resistito, è tornato immediatamente a prenderlo. Fantastica, fantastica. La Beria calibro 9. Qui abbiamo anche il fornitore ufficiale che assisterà al collaudo. Adesso la proviamo. Allora, primo sparo con la Deria. Sì, lo stavo provando solo il cazzo. Si è visto dal primo colpo, hai fatto proprio una faccia. È È bellissimo. bellissima, è comodissima, è come sedersi sul divano. Sì, Sì, guardarsi una serie fantastica. TV così. Ah, te l'ho Spettacolo. detto! Ragazzi, questo è un giocattolo che merita tantissimo, eh. Ce l'aveva consigliata l'amico Simone, ma lui ci consiglia sempre tutto, quindi. È un bel giocattolo, divertente per iniziare. Sicuramente no. Confermo. Per fortuna Simone ha portato anche un altro giocattolo da testare. Cosa abbiamo? Una Ruger. Security 380, è una compatta che nasce per un tiro difensivo molto piccola e entra nella mano. Fantastica, fantastica. Sempre una striker Sempre una striker. con il fusto polimerico. È il carrellone fatto benissimo con queste zigrinature che invitano proprio ad un uso d'emergenza, diciamo. L'ottica ce l'hai montata di testa, Questa no? esce Esce così, così. sì, pronta. Segno. I buchi li fa, anche con me sono quasi riuscito a fare un buon punteggio. Il primo me lo devi concedere. Primo è di prova, ci È di siamo. prova. Vai, dove lo trovate un altro armiere così? Che viene in poligono, vi sistema le sagome. Pure lo stage, capito? Pure lo stage vi sistema. Vabbè,
un buchetto l'abbiamo fatto, ragazzi, non è un granché come risultato, però. Allora, Simone a quanto pare deve andare, è stato già troppo tempo con noi, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere. È piacere nostro, è venuto qui, ci ha fatto vedere come funzionano le cose, ci ha aiutato a capirle, ci ha aiutato anche a sistemare qualcosa da finire. Ci proviamo. C'è sempre all'inizio, quindi grazie infinite, questo non lo trovate dappertutto, ma se vi serve un Simone così lo trovate all'Armeria TEP a Palestrina. Palestrina. Vabbè, noi ci vediamo tra poco per una Glock, credo. Questo è lo sight con... Non si colloca sicuramente tra le ottiche migliori sul mercato. Il prezzo è di un terzo delle ottiche migliori sul mercato, quindi per quanto mi riguarda può essere un ottimo supporto al divertimento. Beh, non mi dispiace per niente, devo ovviamente fare i conti anche con i miei limiti, avrei dovuto coprire un po' di errori prima, però non mi dispiace per niente, voi che dite? Direi un buon risultato. Il punto com'era? Visibile? Ben sì, visibile? Molto visibile, poi penso che si possa anche regolare. Sì, ha un sacco di livelli di regolazione e anche la versione automatica della luminosità. Per essere un'ottica budget, medio budget, sì. Va. Va bene, sì. E ci siamo, ragazzi, dobbiamo testare anche la nuova carabina in 223 Remington. Andiamo a vedere com'è andata. È chiarissimo che l'ottica va alzata, però non è un'asse e questo già è qualcosa. Comunque, alziamo l'ottica, vediamo come va. Vediamo. Allora, vale la pena abbassarci un pochino e spostarci tantinello sulla sinistra. Vediamo se ci riusciamo. Bene, dai, ci siamo spostati sulla linea centrale, magari ci abbassiamo di un attimo. E andiamo a vedere com'è andata l'ultima regolazione. Beh, non male, direi. Vabbè, questo l'hai strappato, ovviamente è fuori dalla maglia, però sei in asse e siamo andati pure abbastanza vicino, no? Forse una tacchetta destra. Per regolare meglio il red dot mi recherò un giorno magari infrasettimanale in poligono quando ho un po' di tempo e mi devo dedicare a questo lavoro sulla linea lunga distanza. Ora, se è fatta una certa, si avvicina la trattoria, quindi è una cosa che dobbiamo... A proposito di trattoria... Devi prenotare. Oggi non puliremo le armi come promesso, così poi possiamo farci una pulizia in studio e vedere un po' come se la sono cavata. Ragazzi, ho appena visto come ha sistemato la LV14 di Giuseppe, voglio farvelo vedere. Oh, top! Qui hai messo il portacaricatore doppio di Vanquest sul vecchio. Esatto, sì. E questa è la fondina di Tasmanian Tiger in velcro. Meraviglioso, quindi porti pistola, poi ci hai messo dentro. Oh, vediamo un po' sta borsa con un'armi... Allora, questa... Artiglieria pesante, ragazzi. Diciamo che una borsa per ogni uso e per ogni divertimento. Guarda un po', abbiamo il fucile a pompa, ovviamente l'IFAC,
E anche adesso ci hai sistemato anche l'ultimo arrivato, la carabina in calibro 9, il PCC. Beh, io prendo questo, lo mando a 5-11. Non credo che nessuno abbia mai fatto un allestimento migliore di questa No, borsa. Grande, per degli Giuseppe. allestimenti chiamatemi, Se io organizzo avete, le vi do il borse. WhatsApp di Giuseppe, vi organizza le borse, alla grande. Allora, ragazzi, abbiamo concluso un'altra giornata in poligono, Ci trattoria siamo. prenotata. Però la Daria Caribbe 9 è fantastica. Un divano. Sì, è fantastica. La Canic altrettanto, ottima, ottima pistola, uno scatto davvero interessante. Io, beh, l'MP5 di Smith & Wesson, Carabinone. eccezionale. Ebbene, l'ottica di Olight, lo sight, ha dato delle ottime prime impressioni. Devo però fare degli stress test più approfonditi per capire un po' come mantiene lo zero e tutto il resto. Vi ricordo di seguire tutte le avventure di Range Pacco con i nostri pro di amici e che se vi va di farci compagnia la domenica, qualche domenica al Vado La Mola, il poligono che frequento io, beh, siete i benvenuti. Tutto quello che vi può servire per il poligono lo trovate su backpacco.it nella sezione Range Pacco. Adesso è davvero tutto, mettete un bel mi piace qui sotto se vi è piaciuto il video, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!